Piero, insomma, la giornata di festa oggi per voi ex Gialloblu si inaugura la nuova sede dell'associazione appunto calciatori ex Hellas Verona, però parliamo dell'Hellas del presente, insomma, è arrivata questa vittoria contro il Grosseto, una vittoria sofferta, però che conferma il Verona il terzo posto. Sì, beh, insomma, era un po' nelle previsioni, anche perché da quello che vedo, insomma, e sento, la squadra è forte. Magari ci sono anche troppe aspettative, cioè, sembra che sia tutto dovuto, e quindi secondo me bisogna cercare di vivere questo momento, o diciamo anche questa stagione, nel modo, diciamo, sereno, tranquillo, allo stesso tempo determinato, e cercare di far lavorare bene la squadra. Tu che conosci molto bene Andrea Mandolini, secondo te come sta vivendo questo avvio di campionato? Ma io l'ho visto pochi giorni fa, è sereno, è chiaro che lui ormai sono 2 anni e mezzo che qua, fino all'anno scorso aveva un po' plasmato a suo piacimento la squadra, adesso col fatto che sono arrivati diversi giocatori nuovi, magari non tutti sono entrati in questa sintonia, però insomma la qualità c'è, è importante, sicuramente alla lunga poi, anche se il Sassuolo, vabbè, il Sassuolo sembra che voglia fare un campionato a sé, ma il campionato è lungo, quindi il Verona sarà da protagonista. Questa è la settimana che ci porterà al primo big match del campionato, ovvero seconda contro terza. Si va a Livorno sabato. Ma sono tutte difficili, possono essere difficili, l'importante è saperle affrontare nel modo giusto, perché si sa, il Verona quest'anno l'aspettano tutti come la squadra da battere, e quindi se il Verona si calerà in questa realtà, in questa mentalità, penso che di sorprese non ne avrà. È chiaro che la B è un campionato lungo, difficile, soprattutto da interpretare nel modo giusto, però il Verona ha dimostrato che anche pur non facendo grandi prestazioni, le partite le ha vinte, quindi la qualità viene fuori.